siamo tornate a Plymouth, dove avevamo girato un video tanto tempo fa, e questa in realtà è la seconda parte del video iniziato alla piantagione, perché finalmente è tornata la Mayflower e la possiamo andare a visitare. Dovete sapere che negli ultimi mesi era stata portata altrove per essere restaurata, ma ora finalmente è qui. Ecco perché l'altra volta non l'abbiamo vista. Dai Paola, forza e coraggio, su! Vedete Paola come un soldatino che non vede l'ora di arrivare. C'ho fame. Ecco, perché qui in realtà è 1:30, è ora di pranzo e noi stiamo ancora a stomaco vuoto. La pancia mi fa... E certo, abbiamo visitato tutta la piantagione, però non ho potuto attaccare tutto nello stesso video, sennò veniva troppo lungo. Ecco, ecco, ci stiamo avvicinando. Paola, sei emozionata? Oh mio Dio, non vedo l'ora! Stiamo avvicinando alla Mayflower 2, la copia esatta della Mayflower 1, che portò i primi padri pellegrini qui in America, dall'Inghilterra. Eccoci, che emozione! Vediamo l'emozione di Paola. Vediamo, vediamo. Possiamo salirci sopra. Aspetta Paola, che io sto facendo il video lungo le scale, potrei cascare. Ok. Oh. Wow. C'è il ventilatore. Siamo a bordo della Mayflower. Dai Paola, su, non è che fa così freddo. Vabbè, stai proprio davanti al ventilatore. Guardate un po' come hanno viaggiato. Il potere si sbatte. Simpatica come sempre. Guardate, guardate. Viaggiavano qui dentro. Hanno viaggiato per 2 mesi, se non sbaglio, per arrivare dall'Inghilterra all'America. 2 mesi qui dentro. Proprio adesso un ragazzo ci ha spiegato che i primi pellegrini giunti dall'Inghilterra fino qui stavano tutti quanti stretti stretti insieme a bambini che urlavano, animali che puzzavano, è tutto buio là sotto. Quindi immaginate che viaggio avventuroso che hanno dovuto fare dall'Inghilterra all'America. First cabin there, behind that bulkhead there, that is the steerage cabin. That's where the ship is actually steered from as far as the rudder being controlled. That's what that pole sticking up through the deck does, the way it's down there. And then the one behind it? That is the great cabin, that's my own part. And you are in the back. Guarda un po'. Siamo a bordo, siamo a bordo. Saltiamo per l'Inghilterra, facciamo il viaggio al contrario, che dici? Vabbè dai, senza bambini urlanti e senza animali. Oh! Una bussola! The other thing is, if you sound it continuously, just like if you sound your church bells continuously, that's some sort of alarm. Sto arrivando, eh?
check. Then that we would have been wrecked any fuel the entirety of the whole line there. Allora ragazzi, Paola ha detto di chiudere questo video facendovi vedere la botola. Però oltre la botola ci siamo sempre noi. Anche noi in incognito con la mascherina, ma ci siamo. Ciao a tutti! Ciao.